Chi ha scritto questo articolo ha dato per scontato che le metodologie e i modi di allenare di Conte piacciono a questi giocatori? Perché esistono dei giocatori che magari vanno via perché non piacciono le metodologie di quell'allenatore. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto il Darion e oggi, in questo mercoledì 22 maggio, siamo qui riuniti per questo nuovo episodio della rubrica Smentiamo la notizia del giorno. Ecco, oggi voglio smentire, che poi smentire, cioè dico la mia e vi dico il perché. Per me è una notizia fake. Comunque, siamo qui per parlare di un'altra notizia che secondo me è un po' campata in aria. Prima di cominciare, però, vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale. Mi raccomando, ragazzi, stanno aumentando gli spettatori che guardano i video, ma quelli che si iscrivono non stanno aumentando. Male, molto male. È totalmente gratis, quindi fatelo per favore perché mi aiutate tantissimo. E poi attivate la campanella. Allora, andiamo a commentare questa notizia. Quindi cambiamo pagina, andiamo su Calcio Napoli 24. La notizia è della Gazzetta. Manna spinge per Conte. Gazzetta, i senatori dello spogliatoio lo vogliono. Il DS l'ha detto a Chiavelli. Allora, sappiate tutti che ieri è stato un po' il Manna Day. Ieri Manna è arrivato a Castel Volturno, sono arrivate le conferme da tutti quanti, più o meno, cioè, ci sono stati anche dei video che testimoniavano appunto Manna che entrava a Castel Volturno. Sicuramente avrà parlato con Chiavelli, si è parlato di un incontro durato 9 ore con Chiavelli, avrà sicuramente parlato con qualche giocatore che era lì presente. Comunque, ieri Manna ha già iniziato a lavorare per il Napoli. E dico io, cioè, già qua mi verrebbe da dire qualcosa, cioè, in una giornata ha già parlato con tutta la rosa e ha già capito che tutti vogliono Conte. Già qua mi puzza un pochettino. Comunque, andiamo a leggere più nel dettaglio questo articolo della Gazzetta. De Laurentiis l'aveva contattato a novembre, oggi la situazione è diversa. Ci sono stati contatti recenti, interrotti una settimana fa, quelli che diceva Petullà. La maggior parte della rosa approverebbe la scelta. Il dirigente lo conosce bene, avendo lavorato a lungo nell'ambiente Juve. Qui, altra, secondo me, diciamo, cosa che non si sposa benissimo con questa notizia. Allora, Conte alla Juve c'è stato dal 2011 al 2014. Manna ha iniziato a fare il DS nel 2013. Stagione 13-14 ha fatto il club manager al Forlì. L'anno dopo stava al Chiasso. Quindi, quando Conte è andato via dalla Juve, Manna non era proprio ancora arrivato appunto alla Juventus. Manna alla Juve ci è arrivato nella stagione 19. Quindi, come fa Manna a conoscere Conte se non ci hanno mai lavorato insieme? Ora, l'altra frase che mi fa un po', diciamo, storcere il naso, qual è? Che la maggior parte della rosa approverebbe la scelta. E qua sopra c'è scritto: Manna, dopo aver raccolto anche il sentimento dei senatori, sostiene la candidatura di Antonio Conte. Ora facciamo una cosa: andiamo su Transfermarkt e guardiamo la rosa in ordine crescente, cioè andiamo a vedere dal giocatore che sta più tempo nel Napoli fino al giocatore che ci sta meno. Ok, allora andiamo a vedere i veterani. Vabbè, Contini non possiamo considerarlo un veterano perché non ci ha mai messo piede, diciamo, è un gregario. Zielinski è un senatore, va via. Mario Rui è un senatore, probabilmente andrà via anche lui, è comunque un giocatore che non è neanche più il titolarissimo della squadra. Di Lorenzo è un senatore, sostiene la candidatura di Conte, probabile. Meret è un senatore, Meret però sta più fuori che dentro e l'anno prossimo ci sarà anche il problema Gabriele, quindi Meret non mi sembra che abbia così tanta voce in capitolo. Demme, altro senatore, va via. Tra l'altro Demme è quasi ufficiale, torna allerta a Berlino a parametro zero. Lobotka è un senatore, però Lobotka potrebbe non essere, diciamo, quel giocatore ideale per il gioco di Conte e ci sono sempre queste voci sul Barcellona che stanno lì che, come un falco sulla testa del Napoli che fanno sempre paura. Rachmani, un altro senatore, dal 2020 sta al Napoli, potrebbe essere un sostenitore di Conte? Fidiamoci. Osimhen se ne andrà. Pochettino
Politano all'Inter è andato via proprio per colpa di Conte, perché non si trovavano dal punto di vista tattico, e si parla anche da un punto di vista, diciamo, caratteriale. Quindi Politano proprio non può essere un sostenitore di Conte. Juan Jesus, leader, veterano, quello che volete, ma Juan Jesus comunque rimane una riserva, e di certo non è che arriva Conte e diventa il titolare, quindi viene preso così tanto in considerazione. E poi anche lui si sta parlando di un addio. Anguissa ha il contratto in scadenza l'anno prossimo, anche lui si sta parlando di valutazioni, se confermarlo oppure no. Quindi ragazzi, cioè, come potete vedere, alla fine, tra i veterani, tra i senatori, chi può essere che approverebbe Conte? Di Lorenzo, Lobotka e Rachmani? Siamo in tre, e vi ho citato almeno una decina di giocatori. E oltre a questo, c'è da tener conto di un'altra cosa. Cioè, chi ha scritto questo articolo ha dato per scontato che le metodologie e i modi di allenare di Conte piacciono a questi giocatori, perché esistono dei giocatori che magari vanno via perché non piacciono le metodologie di quell'allenatore. Chi ci dà la certezza che magari un Di Lorenzo o un Rachmani vogliono Conte e non si fanno problemi per le metodologie che ha Conte? Perché ragazzi, Conte è uno che durante la settimana ti martella sia psicologicamente che fisicamente, e i suoi allenamenti sono tosti e sono duri, però poi i risultati si vedono in partita, perché tu poi corri a 3000, però durante la settimana è un lavoro molto faticoso. E siamo convinti che questa rosa voglia questo? Io dico, cioè, si dà per scontato che vada bene il modo in cui lavora Conte. Io questo sto dicendo, non sto dicendo che non piace, però diamo per scontato che a loro piaccia il modo di fare di Conte. Poi ragazzi, Conte è uno che, se non ti vede lavorare, ti piglia, ti sbatte in panchina e fa giocare qualcun altro, quindi devi essere anche sul pezzo sempre. E ci possono essere quei calciatori che magari non piacciono, diciamo, questo tipo di metodologia di lavoro. Poi c'è il discorso tattico, perché si passa dalla difesa a 4 alla difesa a 3. Ci sono troppe cose che bisogna tener conto, e onestamente io in questo articolo non ci credo minimamente. Poi ragazzi, vi dico un'altra cosa, e adesso cambio scena, perché quello ormai non ci serve più. Io onestamente, ogni giorno che passa, mi sto convincendo che Conte non viene. Non viene perché, ragazzi, siamo al 22 maggio. Se il Napoli avesse voluto Conte, no? Sin dal primo giorno, lo avrebbe preso almeno un mese fa, e forse lo avrebbe anche ufficializzato. Il fatto è che a 22 maggio non ci sia ancora una trattativa in piedi per nessuno, fa capire che Conte, ragazzi, non viene. E adesso attenzione, perché il Chelsea si è liberato di Pochettino. Io onestamente non mi aspettavo che Pochettino venisse esonerato, quindi potrebbe anche essere che Conte torna al Chelsea, potrebbe liberarsi la panchina dello United. Diciamo ragazzi che le richieste economiche di Conte sono richieste dalla Premier League, quindi può essere anche che lui non c'ha voglia di tornare in Italia. Tutto può essere. Sì, c'è quella famosa intervista: mi piacerebbe allenare Napoli e Roma, però disse anche alle giuste condizioni, ci devono essere le condizioni. Evidentemente queste condizioni non ci stanno. Quindi questo articolo dove i senatori vogliono Conte, onestamente, mi sembra un po' campato in aria. Detto questo ragazzi, il valzer delle panchine sta cominciando, diciamo, a mettere nuovi tasselli, perché il Milan pare che stia chiudendo per Fonseca. C'è la Juve che ha preso Thiago Motta. All'estero, appunto, c'è il Chelsea che si libera, ma si parla forse di un De Zerbi che andrebbe al Chelsea. C'è ancora questo Bayern che non si sa chi prenderà. Stasera ci sta anche la finale di Europa League dell'Atalanta. Gasperini nel prepartito ha detto che si dice che sia meglio lasciare con un trofeo. Diciamo, parole un po' enigmatiche. Comunque stasera è una partita importante, ragazzi, anche per il Napoli, perché vi ricordo, per il famoso nono posto in Conference c'è bisogno che l'Atalanta vinca l'Europa League. Quindi stasera vediamo cosa succederà.
E quindi niente, questo è quanto. Video abbastanza veloce, rapido e indolore. Quindi detto questo, ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, che è totalmente gratis. E poi attivate anche la campanella perché così non vi perderete i miei prossimi video. Detto questo, noi ci vediamo domani se ci sarà una notizia interessante da commentare, altrimenti ci vedremo a un prossimo video. Ecco, quindi detto questo, forza Napoli sempre e buon proseguimento di giornata. Thank you.